Ed eccoci arrivati alla verniciatura, che andremo a stendere la gomma lacca e anche col tampone. Poi metteremo la cera creata da me, potete vedere qua sopra il video in descrizione. Questa è la gomma lacca, diluizione 100 grammi per 2 litri di alcol. Pennello e gli stracci, la cera con la sua spazzola, la paglietta media, non l'ho trovata, vado a usare una paglietta fine, vediamo cosa viene fuori. Usare mezz'ora e poi carta vetro. Qua, questo è il secondo giorno. Adesso aspettiamo mezz'ora e poi ripartiamo. Andiamo a dare la cera e togliere la cera, dare la cera, togliere la cera, dare la cera, togliere la cera. Ok, e adesso andiamo a dare la cera. Sono contento. Allora, che buona la mia cera, splendida, sei splendida, cera splendida. Ah!
senza paura, bella, abbondante. Ok, è passata mezz'ora e adesso andiamo a fare la stracciatura, che si fa così. Oggi andiamo a dare la seconda mano di cera. Vediamo che tutto sia. Io parto, eh? Vai! Vedete che sta perdendo lucentezza nel punto dove gli sto applicando la cera, però dopo quando la vado a stracciare vedrete cosa viene fuori. Eccoci tornati dopo mezz'ora e adesso andiamo a fare la stracciatura, vediamo come viene. Chi lo dice che un legno meno nobile non possa essere trattato come i legni più pregiati? Ho fatto un lavoro da falegname con un trattamento da ebanista. Ok, l'ho già girata, siamo pronti per l'altro lato. È passata più di una mezz'ora, però siamo sempre qui. Allora, bravo, facciamo la stracciatura, la stracciatella facciamo la stracciatella.